Ciao, sono Federica Fracassi e volevo darvi un messaggio che ritengo molto importante e che è un messaggio che altri cittadini milanesi, altri artisti milanesi stanno dando insieme a me. In questo momento, come forse abbiamo letto dai giornali nel caso delle Pussy Riot, che è stato quello più eclatante, in Russia sono in atto delle restrizioni alla libertà personale e in particolare io sto parlando di una restrizione alla libertà sessuale, quindi ci sono degli atteggiamenti che cercano di minare le riunioni e anche le unioni gay, quindi omosessuali in questo paese. È evidente che per ognuno di noi che vive nella libertà e nel rispetto dell'individuo questa è una restrizione quasi inconcepibile. C'è però un patto di gemellaggio tra Milano e San Pietroburgo che è in vigore in questo momento e quindi sarebbe molto importante, chiedo appunto al Consiglio Comunale, di calendarizzare una mozione e di discutere appunto la mozione che vuole revocare questo patto di gemellaggio tra Milano e San Pietroburgo. Questo ovviamente è un segno che si vuole dare, non perché noi riteniamo che San Pietroburgo sia una città malvagia o la Russia in generale, ma questo Parlamento sta assumendo dei comportamenti che stanno diventando inaccettabili. Questo a mio parere capita sempre e soprattutto nei momenti in cui nel mondo succedono fatti ben più gravi. Noi sappiamo come cittadini che ad esempio abbiamo un grosso problema con l'ambiente, il nostro mondo, la nostra terra sta morendo e ogni giorno ce ne dimentichiamo, veniamo distratti da altro, come dalle guerre che stanno accadendo nel bacino del Mediterraneo. Sono tutte notizie che sfuggono come alla nostra mente e alla nostra vita quotidiana. E sfuggono a questo soprattutto nei paesi come in questo momento in Russia, dove si cerca di pilotare l'attenzione dello spettatore, del cittadino su altro, quindi diventa grave il fatto di poter vivere liberamente la propria sessualità. Il pensiero è libero, la sessualità è libera. Io credo che una donna possa amare una donna come un uomo possa amare un uomo o più uomini o una donna e un uomo. Nel momento in cui ogni cittadino, ogni individuo è adulto, consenziente, è libero, dovrebbe essere libero di fare le scelte che vuole e di vivere liberamente. Quindi per questo ritengo che anche se simbolico discutere questa mozione sia molto importante e anche per ognuno di noi mettere l'attenzione su questi temi, perché con un piccolo aiuto possiamo migliorare la vita di tante persone. Grazie.